Sopralluogo del governatore Marco Marsiglio all'ospedale di Atessa, dove in tempi brevissimi è stato realizzato il Covid Hospital. La struttura, che entrerà in funzione giovedì, sarà dotata di 140 posti letto, 48 dei quali già disponibili qui ad Atessa. Ha detto Marsiglio, è stato fatto un lavoro straordinario in un tempo brevissimo e la scelta di farne un Covid Hospital è un punto di forza anche per il futuro, mettendo così a tacere le voci sul destino dell'ospedale San Camillo delle Ellis. Sicuramente le scelte di oggi, ha rimarcato, non prefigurano un abbandono. E aver scelto da parte della direzione sanitaria e aziendale questo ospedale, aver fatto degli investimenti che rimarranno, perché non abbiamo speso soldi per andare al capannone della Fiera di Lanciano per fare un paragone con Milano, piuttosto che al Palazzo dello Sport di Ancona. Noi stiamo scegliendo, dove possibile, di prendere strutture che esistono, come il Covid Hospital di Pescara nella palazzina ex IVAP, come il G8 dell'Aquila, che doveva essere demolito per farne un parcheggio, e meno male che stava ancora lì e abbiamo una struttura di eccellenza, bella, separata, distinta e impermeabile rispetto al resto dell'ospedale, e così via. Quindi qua verranno, stanno già arrivando, se non sono già arrivate, anche delle apparecchiature mediche che resteranno a beneficio dell'ospedale. Dopodiché il pronto soccorso, proprio perché siamo stati, non lo so se bravi, fortunati o tutte e due, però quella curva che poteva darci una visione molto tragica dell'Abruzzo si è invece appiattita. Non è che hanno sbagliato, non ha sbagliato nessuno, c'erano diverse ipotesi, che diciamo diverse variabili che entrava, dove poi entrava in campo la capacità di gestire l'epidemia, la capacità dei cittadini di rispettare le regole, la capacità dei medici di offrire cure. La decisione di rivedere gli spazi e lasciare il pronto soccorso ha reso necessario il trasferimento delle attività distrettuali a Casoli, solo temporaneamente fino al permanere dell'emergenza. Con le riorganizzazioni messe in atto, la provincia di Chieti potrà disporre di 500 posti letto per i malati di coronavirus. Pur se con meno affanni, aggiunge Marsiglio, abbiamo ancora la responsabilità di garantire contenimento e assistenza. Perciò dovremo essere ancora rigorosi nel rispetto delle misure adottate e limitare l'accesso in ospedale alle sole attività Covid per evitare qualunque pericolo. Facciamo le nostre scelte in scienza e coscienza, nel rispetto assoluto dei cittadini di Atessa e della loro salute. Se saremo tutti intelligenti, forse questa lezione ci avrà aiutato, insegnato qualcosa, e potremmo assumere decisioni migliori per tutti. Quindi questo è quanto vi dovevo. Sono venuto per verificare lo stato dei lavori, per verificare, come promesso, che dopodomani apre, e non era scontato, perché quando qualcuno ti dice tra 12 giorni finisco i lavori e apro, non è sempre così. Questa volta è così, quindi complimenti anche alla direzione aziendale, che è stata in grado di governare un processo complesso e veloce con le imprese per mettere in condizione di rispettare i tempi, in tempi di emergenza, e quindi ogni ora guadagnata è un'ora preziosissima per assistere le persone che sono colpite da questo terribile male.